Perché esiste l'universo invece del nulla? Innanzitutto, ognuno di noi può porsi questa domanda perché esiste coscientemente in questa dimensione spazio-temporale. Ciò appare piuttosto ovvio, cartesianamente parlando. Penso, dunque sono. Il fatto che ci siamo involontariamente ritrovati coscienti in questo sistema cosmico genera naturalmente molte domande esistenziali. Quando ci poniamo interrogativi, comunque, spontaneamente noi fissiamo la nostra attenzione sulle risposte senza pensare se queste domande abbiano davvero un senso logico. Quindi la domanda perché esiste l'universo invece del nulla necessita di un'analisi sincera sia sul piano linguistico che quello della logica. Il termine perché implica concetti criptati in modo sintetico. Qual è il motivo di fondo o la ragione fondante? Che moventi sottostanno? Che scopo si intende raggiungere? Eccetera. L'altro termine esiste implica altri concetti affrontati nei millenni precedenti dalla filosofia e dalla metafisica, ma fondamentalmente esso indica ciò che è attivo, percepibile e percepito, dinamico e presente in una forma di coscienza appartenente a questa strana dimensione spazio-temporale. Il termine invece sottende un'alternativa a ciò a cui ci riferiamo, in questo caso il nulla. È logico porre il nulla come alternativa all'essere? Se ci pensiamo bene, ciò si rivela una forma di contraddizione o un'incongruenza logica. Se affermo che esiste qualcosa, è del tutto irrilevante e vano che esso si contrapponga al nulla, perché quando dico nulla, sostanzialmente mi riferisco a ciò che non esiste. Il mio pensiero si colloca sempre all'interno di un sistema esistente, che sia soggettivo o oggettivo. Il nulla in sé è solo un concetto che orienta a porre tra parentesi l'essere, gli enti e l'esistenza cosciente. La domanda perché esiste l'universo invece del nulla non potrà avere risposte congrue, perché ha l'inconsistenza del flatus voci, per cui ciò che è, e ciò che non è, non è. Ed ogni forma di ragionamento si attua solo in un contesto esistenziale oggettivo. L'universo esiste oltre ogni perché.